È un bilancio a cavallo tra un passato pesante che pesa ancora sulle nostre possibilità, sono 730 milioni ogni anno che noi dobbiamo tirar fuori per pagare i mutui accumulati negli anni scorsi, la mancata riscossione oppure l'indebitamento, ma al tempo stesso è un bilancio che guarda avanti, perché noi usciamo da un 22 dove siamo riusciti ad avere 53 milioni netti attivi. Quindi ci stiamo muovendo in una direzione di prospettiva che, pur condizionata da questo mole di impegni che abbiamo ereditato, guarda con fiducia alle possibilità di una nuova riscossione. È partita la nuova riscossione, i primi dati che ci vengono comunicati sono confortanti, pensiamo che già quest'anno i primi milioni possono entrare nelle casse dello Stato. Certo, questo vuol dire che tutti coloro che non hanno pagato devono sapere che, insomma, è arrivato il momento di contribuire al bene comune. La seconda strada è quella del patrimonio, migliorare moltissimo il patrimonio, compresa anche una disponibilità di cedere gli immobili ERP agli inquilini. La terza è l'igiene e salute, finalmente partita la gara per il nuovo impianto, quindi insomma siamo di fronte ad una strada che guarda con fiducia al futuro. 8 milioni che abbiamo messo per le municipalità per la manutenzione, assieme ad altri, diventano un investimento di 30 milioni anche quest'anno per la manutenzione. Insomma, siamo di fronte a un percorso accidentato, ma del quale si vede la prospettiva. Noi abbiamo una cosa molto importante, che sono quasi 1,8 miliardi di risorse da fondi vincolati, cioè finanziamenti. 1 miliardo è PNRR, gli altri sono altri fondi europei, e questi sono tutti finalizzati a questo. Pensate ad esempio all'abbattimento delle vela o al rifacimento di Taverna del Ferro, pensate al recupero dell'albergo dei poveri, pensate agli interventi che si stanno facendo sul recupero delle spiagge e anche sui quartieri della città. Non c'è dubbio che su questo la scelta, ad esempio, noi abbiamo finanziato il rifacimento del piano urbanistico, che sono 30 anni che a Napoli non si rifaceva. A luglio si deve cominciare a parlare di consuntivo, non più di preventivo, quindi io raccomando molto, e mi adopererò in questa direzione, che marzo-aprile, insomma, no, si possa fare il bilancio preventivo. Questo significa una serie di scelte anche organizzative che già quest'anno mettiamo in campo.